Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Preghiamo. O Padre, hai amato il mondo da donare il tuo Figlio unigenito, perché credendo in Lui abbiamo la vita eterna. Donaci il tuo Spirito, affinché possiamo avere la forza di seguire il tuo dilettissimo Figlio sulla via della croce. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Mettiamo ti saluto, Croce Santa. Ti saluto, Croce Santa, che portasti Redentor. Gloria, lode, onor si canta, ogni lingua ed ogni cuore. Esilio glorioso di Cristo, salvezza del popolo fedele, ogni sangue innocente sul Cristo, e ti volle martirio crudele. Prima stazione, Gesù è condannato a morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce redento il mondo. E vive gloriosa nei secoli infiniti. Il sommo sacerdote davanti alle loro discendoli, sei tu il Cristo, il Figlio di Dio benedetto? Gesù gli rispose, io lo sono, e vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza, e venire con le nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse, che bisogno abbiamo per la testimoni? Avete udito la bestemmia, che veniva fatti sono necessari dopo che sono accaduti, come se Gesù fosse venuto alla ricerca di questa condizione, come se Gesù fosse la semplice parimento di un destino che la dominava, come se poi Gesù fosse il della sofferenza. Così convinti non cerchiamo più, e non pensiamo di venerare questa resistenza misteriosa, considerata nella vita. Io sono venuto per sempre una vita e anche in abbondanza. Ci sono maniere di avvicinarsi a Gesù e alla sua morte. Mostrami, o Padre, i prodigi del tuo amore. Re Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci.
passione che ha animata le giovani della parrocchia di San Francesco d'Assisi Cappuccini. Seconda stazione, Gesù porta la croce al Calvario. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore. Il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui. Allora, i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli armarono attorno a tutta la corte. Spogliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo con una canna nella destra. Poi, mentre si inginocchiavano davanti, lo schernivano: «Salve, re dei Giudei!» E sputandogli addosso, gli tolsero in mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo. La croce, prima di essere simbolo di morte, è simbolo di vita. Mentre il cerchio si chiude su se stesso, la croce si apre in tutte le direzioni. La croce significa anche alternativa. Tra due strade che si biforcano c'è la possibilità di scegliere. La croce è simbolo di scelta, di libertà. La croce di Gesù comincia con la sua vita, con il suo modo di nascere, con il luogo che occupa nella società. Dio tra noi, con la sua audace predicazione a favore dei poveri, degli espropriati, di quanti noi avviciniamo con tanta fatica. Ciò che è scritto dagli uomini è oggetto della predilezione di Dio, non perché egli ami l'abietto, né per una specie di commiserazione istintiva che spinge ad opere di beneficenza, ma perché, in una forma misteriosa che ci sfugge, Dio riconosce se stesso nel fondo di quei cuori che a noi risultano così penetrabili ed estranei. Con il caricarsi di quest'altra croce, strumento di morte, Gesù ci rivela il prezzo che si deve pagare per l'amore. Ci rivela la disumanità sanguinante dei supposti valori che strutturano correntemente la vita degli uomini, disumanità che si occulta tra i guanti bianchi della cortesia, della buona educazione, della civiltà, dell'ipocrisia. Preghiamo insieme. A te, Signore, grido aiuto. A te, Signore, grido aiuto. Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. A te, Signore, grido aiuto. Hai allontanato da me i miei compagni, mi hai reso per loro un odore. A te, Signore, grido aiuto. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto? A te, Signore, grido aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli, amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. O Padre, che hai nascosto la tua verità ai dotti e ai potenti, e l'hai rivelata ai piccoli, donaci nel tuo spirito un cuore di fanciulli per avere la gloria di credere e la volontà libera per obbedire alla parola del tuo Figlio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Santa Madre e voi Padre, benediamo. Tu sei la mia pace, la mia libertà.
comunità parrocchiale San Gerardo. Gesù cade la prima volta. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce redento il mondo. Perché chiunque creda in Lui non perisca, ma abbia la vita eterna. Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato ai nostri dolori, e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio umiliato. Egli si è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo vince dalla salvezza, si è abbattuto su di Lui. Per le sue piaghe siamo stati guariti. Noi tutti eravamo seduti con la gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada. Il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di tutti. E come continua oggi a cadere? Più l'esistenza di Gesù avanza verso la sua conclusione, più va rivelandosi l'inquietante debolezza di Dio. Gesù cade, è giunto al limite delle sue forze. Non è infrequente l'esperienza di non poter fare un passo di più, nessuna luce che permetta di procedere, nessun orizzonte immediato che ponga in tensione le ultime fibre dei muscoli esauriti. Il nostro scandalo di fronte alla debolezza di Dio. Cerchiamo in Lui protezione per la nostra insicurezza, chiarimenti alle nostre domande, giustificazioni al nostro egoismo. Inventiamo mille pretesti per non vedere la realtà di Gesù caduto a terra. E più non ci allontaneremo, ci farai vivere e invocheremo il tuo nome. Fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Sarai sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Preghiamo, o Dio, Padre del Cristo, il
solo uomo perfetto, nato da Vergine Madre. Fa di tutti noi radunati nella Chiesa il segno della sua presenza, che continua fino alla fine dei secoli, primizia della creazione rinnovata nello Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. Santa Madre de voi fate, benedia che del Signore, siano impresse nel mio cuore. Ave Maria. Rianimata dai giovani della parrocchia di Santa Maria degli Angeli. Gesù, aiutato da Simone di Cirene, ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Signore, io credo che tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, venuto in questo mondo. Se portiamo gli uni i pesi degli altri, adempiamo la legge di Cristo, la legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù. Gesù, infatti, ci insegna ad amare ed aiutare completamente i nostri fratelli. Questa è la legge nuova, scritta nei nostri cuori, con lo Spirito del Dio vivente. Per quanti sono costretti alla croce, anche Dio ha bisogno di aiuto. Gesù ha bisogno dell'aiuto di un altro uomo per continuare il suo cammino. I suoi muscoli non rispondono alla sua decisione di giungere fino alla fine. Costrinsero Simone di Cirene a portare la sua croce, dice il Vangelo, con una laconicità che nasconde molte cose che vorremmo sapere. Il nostro Dio ha bisogno di aiuto. Il progetto morale che desiderò e desidera realizzare mezzo a noi è quello di un'umanità paterna e solidale. La sua audacia non consistette nel chiamarci fratelli, ma nel tentativo di eliminare gli ostacoli che ci impediscono di esserlo. Anche se oggi è torno e non ha pace, ma c'è tutto fermo in quella stella là. Animata dai giovani della parrocchia della Santa Famiglia. Una donna asciuga il volto di Gesù. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Noi non crediamo noi stessi,
Cristo Gesù Signore. Intanto a noi siamo i vostri servitori per amore di Gesù. E Dio vi disse: vi fulga la luce dalle tenebre, vi fulga nei nostri cuori, per far risplendere la conoscenza della gloria divina che vi fulge sul volto di Cristo. Andiamo sempre con il canto numero 8. Che tu splenda sempre al centro del mio cuore, che significato allora sarai tu, quello che sarò farà soltanto amore, il nostro segno tu, la stella polare tu. Al centro del mio cuore ci sei solo tu, tutto ruota intorno a te in funzione di te, e poi non importa il come e il dove sei, da sempre al centro del mio cuore. Sulla terra e sottoterra. E ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo, e divenendo simile agli uomini, apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Gesù incontra le donne di fianco. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce redento il mondo. Voi siete figli di Dio. Egli ha mandato nei vostri cuori lo spirito del Figlio suo che grida Abba Padre. Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che si battevano il petto e facevano lamenti su di lui. Ma Gesù, voltandosi verso le donne, disse:
figlie di Gerusalemme, non piangete su di me, piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si dirà: beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le mammelle che non hanno allattato, perché se trattano così il legno verde, chi avverrà del legno secco? Stazione. Gesù è spogliato delle vesti. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce redento il mondo. Cristo ci ha amati, per noi ha sacrificato se stesso, offrendosi a Dio in sacrificio di soave profumo. I soldati poi, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella tunica era senza cucitura, tessuta tutta da un pezzo, da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si adempiva la scrittura: si sono divise tra loro le mie vesti, e sulla mia tunica hanno gettato la sorte.
I soldati fecero proprio così. Signore, quante sono le spogliazioni cui sono sottoposti i tuoi poveri? Le vesti sono qualcosa di più di un mezzo per coprire il corpo. Due ce ne sono. Pietà di me, oh Dio. Scappati dalla spada, da Dio di pensare la mente. Pietà di me, oh Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Grazie a te il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li mettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberati dal male. La mia mente e il mio cuore, trovo pace in te, Signore, mi dai la gioia, voglio stare insieme a te, non lasciarti mai, Gesù, e vittoria. Dodicesima stazione, Gesù è crocifisso. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Sia benedetto Dio Padre, e non ricevi lo Figlio di Dio e lo Spirito Santo. Perché grande è il suo amore per noi. Uno di noi fattori a presa la croce lo insultava. Non sei Padre di infinita bontà e tenerezza, che mai ti stanchi di sostenere i tuoi figli e di nutrirli con la tua mano, donaci di attingere dal cuore di Cristo trafitto sulla croce la sublime conoscenza del tuo amore, perché rinnovati con la forza del tuo spirito portiamo a tutti gli uomini le ricchezze della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
Dodicesima stazione. Gesù muore in croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Dice il Signore Gesù, Padre Santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato. Perché siano una cosa sola come noi. A mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce, Eli, Eli, lema sabachthani, che significa, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano, costui chiama Elia. E subito uno di loro forse a prendere una spugna e, bevutala di aceto, la fissò su una canna e così ridava da bere. Preghiamo. Guarda con amore, Padre, questa tua famiglia, nella quale il Signore nostro Gesù Cristo non esitò a consegnarsi nelle mani dei nemici e a subire il supplizio della croce. Per Cristo nostro Signore. Santa Madre de voi fate, e le piaghe del Signore siano imprese nel mio cuore. Ma puoi fare il film meno? Canto numero 6. Tredicesima stazione, Gesù è deposto dalla croce. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. E la santa croce del mondo. L'amore di Dio che sta per fuggire nei nostri cuori per mezzo dello Spirito, che ha stabilito in noi la sua dimora. Era la vigilia di Pasqua. E i giudei, perché i corpi non rimanessero in croce durante il sabato, chiesero a Pilato che facesse loro spezzare le gambe e venissero portati via. Giunti dunque i soldati, spezzarono le gambe al primo e poi all'altro, che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli colpì il corsato con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua. Quattordicesima stazione. Gesù è portato nel sepolcro. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Salva il tuo popolo, Signore, benedici la tua eredità e sii la sua guida per sempre. Scavare nella roccia,
Rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Erano lì, davanti al sepolcro, Maria di Magdala e l'altra Maria. Tutta la creazione geme e fu saudito per la sua fedeltà. Perciò è risorto, la causa dell'uomo continua. Il corpo di Gesù è consegnato alla terra e il suo sepolcro sigillato con una pietra. Il ciclo della vita umana si completa. Discese agli inferi, ci dice il Credo. Discese nelle zone oscure della nostra esistenza umana per redimere e liberare tutti gli uomini. Discese nel cuore della terra per assumere la totalità del mondo. Non solo l'uomo, ma l'universo intero riceve il seme trasformatore della presenza del nostro Dio. L'unico intero è l'uomo in primo luogo, carico di una vita nuova. Vive l'attesa di un parto nel quale apparirà ciò che siamo realmente, la rivelazione della nostra condizione di figli di Dio. Preghiamo insieme. Nelle tue mani, Signore, è la mia vita. Nelle tue mani, Signore, è la mia vita. Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro. Nelle tue mani, Signore, è la mia vita. Santa Madre de voi fate, che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuore. Il canto numero 6, seconda strofa. Le tue mani è la mia vita, Dio mia speranza sei tu. Donami pace, oh Signore, con te al sicuro sarò. Quindicesima stazione. Gesù risorge da morte. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Ti adoriamo Cristo. O Trinità beata a te cantiamo. Dalla tua maestà ci prostriamo davanti. In te fermamente crediamo, accresci la nostra fede. L'angelo disse alle donne, non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano deposto. Ora andate, dite ai suoi discepoli a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto. Ed esse, uscite, fuggirono via dal sepolcro, perché erano piene di timore e di spavento, e non dissero niente a nessuno, perché avevano paura. Al termine di questa via pratica devozionale, dove abbiamo meditato e abbiamo sperimentato la via della croce di Gesù.
Noi sappiamo che la croce è il segno, il simbolo della gloria. Nonostante la croce sia stato per Gesù un cammino faticoso, difficoltoso, di sofferenza, anche lui umanamente ha detto a Gesù, a Dio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Quindi Gesù ci insegna e ci fa capire che il cammino che noi facciamo è un cammino di prova, di sofferenza, di sacrificio. Ecco, come cristiani non viviamo una mancanza di croce. La croce per noi significa rinuncia, sacrificio, valori, fedeltà a Dio. Non manchiamo di questi valori, perché Dio ci ha insegnato e ci ha detto che se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, porta molto frutto. Ecco, carissimi, che cosa ci ha insegnato questa esperienza fatta insieme. Una buona partecipazione significa che la fede per noi è profonda. Ecco, non deve essere una convenzione, una realtà accomodante, una comodità, un sentimentalismo. La fede per noi è una proposta di fede, una risposta di fede a Dio. Quindi viviamo questa settimana santa proprio con questa profonda e immensa fede. Al termine anche di questa celebrazione voglio ringraziare in modo particolare Don Piero, tutti i giovani che hanno collaborato, perché per la buona riuscita di questa celebrazione. E a tutti quanti voi vi auguro una settimana santa e una buona Pasqua. Preghiamo. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità, e lo Spirito santificatore, per rivelare agli uomini il mistero della tua vita. Fa che nella professione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone, per Cristo nostro Signore. Amen. Agostino ha ringraziato i giovani, rinnoviamo nuovamente il nostro sentimento di grazie per aver preso questo impegno per l'animazione di questa Via Crucis. Ho sentito ringraziamento anche al signor Fernando con la moglie per aver preparato le stazioni, anche ai vigili per essere stati qui presenti, a tutti noi. È stato un momento particolare, è la prima volta che ci vede insieme, ecco, la volontà, il buon proposito, la disponibilità dei nostri ragazzi insieme per camminare nella fede. Allora grazie a tutti e completiamo con il canto, concludiamo con il canto Resta qui con noi, dopo la benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Padre, ci sono.